Buongiorno, oggi è il 24 dicembre, ci prepariamo a celebrare il Natale, questa sera non nella notte, ma è come se fosse la notte, perché il virus sta cambiando tante cose e accettiamo anche questi limiti che ci vengono imposti da questa strana situazione in cui siamo vissuti in quest'ultimo periodo, in questo 2020, in questo anno che sta passando. Ormai ci stiamo scambiando in questo giorno di sole, di luce, gli auguri natalizi. È un Natale diverso, un Natale un po' anche da un certo punto di vista più triste, ma fino a un certo punto, perché rimane sempre Natale, Natale del Signore, un Natale di luce, della luce della fede, un Natale di amore, di bontà, un Natale di grazia, ecco, un Natale di festa, di famiglia. Ecco, allora vorremmo anche scambiarci gli auguri e ricambiare anche gli auguri con la riflessione sulla pagina del Vangelo della liturgia di questa sera, non diciamo di questa notte, ma di questa sera. Ecco, nella maggior parte delle parrocchie appuntamento per le ore 19, in modo da poter rientrare entro le 22 anche a casa. E allora commentiamo il brano del Vangelo che ci verrà presentato e proposto dalla Santa Liturgia Eucaristica. E il vero Natale è proprio questo, il vero Natale è nutrirsi del corpo di Cristo, accogliere Gesù Cristo con fede nel nostro cuore purificato dal peccato. Purificato, proprio perché dicevamo, il regalo più bello che noi possiamo fare al Signore è che il Signore si aspetta veramente da noi, è proprio questo. Il regalo della nostra purificazione. E lo diceva anche Gesù a San Girolamo, quando a Betlemme, in una visione, gli chiese Gesù: cosa mi regali per questo Natale, che è il mio compleanno? E Girolamo disse: non ho niente da regalarti, perché tutto quello che ho me l'hai detto tu. La vita, la salute, l'intelligenza, che cosa ho da regalarti? E Gesù dice a Girolamo: voglio i tuoi peccati, quelli sì che sono tuoi. Ecco, con un cuore purificato, come abbiamo fatto in questo tempo di avvento, noi vogliamo accogliere Gesù dentro di noi. Ecco, Signore, prendi i nostri peccati, prendi il nostro orgoglio, prendi la nostra pigrizia, prendi i nostri vizi capitali, che sono i nostri peccati e che ci fanno soffrire e fanno soffrire gli altri, e te li offriamo, ma tu vieni nel nostro cuore, illuminaci con la fede. Il Vangelo, dicevo, è preso da San Luca. I Vangeli dell'infanzia noi li troviamo in Luca e Matteo, e il brano di questa sera comincia così, dal capitolo secondo di San Luca, i primi 14 versetti. Un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Quindi è imperatore a Roma Cesare Augusto. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Perché si facevano i censimenti? Si censiva la gente proprio per poi far pagare le tasse. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giuda, in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme. Ecco, qui vediamo che appunto Giuseppe, ecco, è una figura dell'Avvento, anche lui, Giuseppe, si reca con Maria, si reca dalla Galilea, da Nazareth, alla Giudea. È un bel viaggetto di 167 chilometri, che infatti, diciamo,
Maria è incinta e sta arrivando Gesù. E infatti sull'asinello sarà stato un viaggio abbastanza pesantuccio, abbastanza pesantuccio, sappiamo. E andava a Betlemme, Betlemme che significa casa del pane. E gli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. E Gesù deve nascere dalla discendenza regale di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, ecco la prima scena, la scena della nascita di Gesù. Si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Ecco, non c'era posto nell'alloggio. Quindi la povertà in cui nasce Gesù. Gesù nasce poveramente. Vi ho sentito adesso come sfondo il canto del Tu scendi dalle stelle, che è un canto che dice proprio questo: Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, cioè vieni, diciamo, un po' ai margini, nella periferia della società. E diciamo, c'erano in quella regione, comincia la seconda scena. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano su tutta la notte facendo la guardia al loro gregge, pernottando all'aperto. Noi facciamo il Natale il 25 dicembre, perché così la Chiesa un po' ha deciso nei primi secoli del Cristianesimo, intorno al IV secolo, però Gesù non è nato certamente il 25 dicembre. E la Chiesa ha scelto sin da tempi antichi questa data perché sostituiva la festa pagana del sole nascente. E Gesù che nasce è il nuovo sole, il nuovo astro, astro del ciel, pargol divin, ecco il nuovo astro. E quindi un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Un angelo del Signore significa che e nessuno potrebbe credere nel mistero dell'incarnazione di Dio in questo piccolo bambino se Dio stesso non lo facesse conoscere, non lo rivelasse. Non lo rivelasse. Ecco perché dice un angelo del Signore, cioè viene una rivelazione. E la gloria del Signore li avvolse di luce, cioè è la fede questa, la fede ci avvolge di luce. Volesse il cielo che veramente questa fede un po' arrivasse a tutti quelli che in questi giorni sono nell'apostasia, che hanno sostituito Gesù bambino con Babbo Natale, illudendo tanto i bambini e gli adulti. È un gioco, uno scherzetto un po' sciocco, quello di volere sostituire Gesù bambino con il Babbo Natale. A me questo non piace. Essi furono presi da grande timore, chiaramente, furono presi da grande timore perché cosa sta succedendo? Si domandano, ma cosa sta succedendo? Hanno avuto paura. Ma ecco, l'angelo disse loro, non temete. Anche a Maria dice l'angelo la stessa cosa. E anche a noi dice la stessa cosa. Noi che abbiamo la paura per questo coronavirus, che ci prepariamo al vaccino, che speriamo che tutti si vaccinino, che tutto vada bene. A noi dice il Signore, non abbiate paura di vaccinarvi, non abbiate paura, dice qui il Signore, l'angelo ai pastori, non abbiate paura, non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. E qui c'è il tema della gioia. Natale, quando nasce un bambino, porta gioia. Porta gioia in una. Ma questo è un bambino particolare perché dice: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo è il bambino che porta la salvezza di Dio. È il Salvatore, è Dio con noi, l'Emmanuele. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia. Ecco il segno. Noi vediamo per esempio nell'Eucarestia un pezzettino di pane. Ma lo Spirito Santo ci dice che lì c'è Gesù, è Dio con noi. Questo per voi il segno. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e
e sulla terra pace agli uomini che egli ama. La lode di Dio. Anche noi vogliamo lodare il Signore con tutto il nostro cuore in questo Natale. Che questo Natale porti la serenità, la gioia, la pace in tutte le famiglie dove c'è sofferenza. Che il Signore asciughi veramente tutte quelle lacrime che ci sono negli ospedali, nelle carceri, dove appunto c'è la crisi anche economica. Che il Signore asciughi tutte queste lacrime, perché quando il Signore viene, viene per grazia. Buon Natale a tutti e arrivederci a presto. Buon Natale.